se non imparo, diciamo così, a fare questo, beh, difficilmente potrò uscire fuori da situazioni che poi possono rivelarsi anche molto complesse, anche molto, molto negative, tutto sommato. Questa è la prima cosa che dobbiamo imparare a fare, quindi la tecnica dei 21 giorni è una tecnica utilissima, 21x21, per uscire fuori dalla sofferenza per amore. Ma adesso viene l'altra parte, come riconoscere la persona giusta. Beh, intanto dobbiamo interagire, no? Dobbiamo sentirci liberi di interagire. L'interazione con le persone, con le situazioni è fondamentale. Se non interagiamo non riusciamo a ottenere niente, quindi interagire dobbiamo continuare a farlo in tutti i modi, in tutte le salse. L'interazione è la cosa più importante che possiamo fare nella nostra vita per conoscere delle persone. Non dobbiamo fare chissà che cosa, basta vivere. Oramai poi le interazioni possono avvenire su diversi livelli, possono avvenire su un livello legato al, diciamo, al reale, al virtuale, al web. Abbiamo tante modalità di interagire, dobbiamo sfruttare queste modalità per interagire. Cosa dobbiamo andare a cercare, diciamo così, per capire se è la persona giusta? Beh, in ogni area della nostra vita, nella famosa, diciamo, fetta di torta, dove ci sono tutte le aree della nostra vita, dobbiamo darci degli obiettivi, veramente dobbiamo darci degli obiettivi. L'area sentimentale affettiva è una, l'area sessuale è un'altra, ma poi ci sarà un'area finanziaria, un'area spirituale, un'area, diciamo, dobbiamo imparare a darci comunque sempre delle, dobbiamo comunque sempre darci delle, per così dire, degli obiettivi. Come dico sempre, gli obiettivi devono essere definiti in modo smart, non lo sto a ripetere, però è importante questo farlo, è importante veramente farlo. Smart è specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Se non ci diamo degli obiettivi smart, sarà di nuovo, anche in questo caso, molto difficile sapere come potremo raggiungerli. E vale sempre il detto, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. E quindi questo è importante, darsi degli obiettivi. È importante far sì che questi obiettivi siano smart. È importante anche perché se gli obiettivi non sono smart, ma sono obiettivi negativi, diciamo così, abbiamo difficoltà a viverli, questi obiettivi, se gli obiettivi sono negativi, abbiamo difficoltà a vivere queste situazioni, e allora dobbiamo imparare a darci degli obiettivi che siano positivi, espressi nel modo migliore. Questo è davvero importante, e per poter far questo dobbiamo avere una sorta di tensione che deve essere, diciamo, una tensione valida per poter ottenere dei risultati, per poter ottenere dei risultati importanti nella nostra vita. Quindi ogni area deve essere valutata attentamente, diciamo così. Questo cosa comporta? Questo comporta che dobbiamo lavorarci sopra, non dobbiamo, gli obiettivi non devono essere obiettivi raffazzonati, devono essere obiettivi che possono essere veramente, diciamo, importanti per noi, che siano veramente cosa buona e giusta per noi. E poi altre cose importanti da fare, una volta che abbiamo definito gli obiettivi, anche nell'area sentimentale affettiva dobbiamo capire, gli obiettivi devono essere definiti sulla base dei nostri valori, però dovremmo nell'area sentimentale affettiva capire quali valori abbiamo e darci degli obiettivi sulla base dei nostri valori.
Quindi è importante definire la scaletta dei valori in generale